oggi come realizzare un riempimento da utilizzare con Silhouette Studio. Allora, io potrei usare qualsiasi programma di grafica, ma in questo caso ho scelto appunto Paint perché lo abbiamo tutti nei nostri computer. Questa che ho io è una versione vecchia per Windows XP. Allora, mi sono preparata un foglio piccino di 59x59 pixel. Lo ingrandisco con la lente in modo, ecco, anche un 8x per avere un'area molto più ingrandita e più facile da lavorare. Qui all'interno posso fare qualsiasi disegnino che poi potrà venire ripetuto. Ad esempio potrei tracciare, che ne so, una cosa così, adesso provo a caso, una specie di X rossa e poi potrei fare qualche pallino, anche più largo, ecco così, una cosa di questo tipo. Sto facendo caso, tanto per fare un esempio. Potrei colorare ad esempio di giallo queste due aree, che ne so, di verdino. Adesso sto facendo veramente una cosa indicativa che non avrà nemmeno tanto cioè un effetto eccezionale, ecco, vabbè. Riportando così abbiamo questo motivetto che verrà ripetuto, ma possiamo ulteriormente abbellirlo con altri decori, che ne so, prendo ad esempio un blu e faccio altre righe, facendo veramente a casaccio, non so cosa verrà fuori. Vabbè. Ok, ho fatto questo motivo. Ora lo salvo, in questo caso nel desktop. Lo posso salvare anche in BMP perché essendo un quadrettino molto piccolo, comunque non sarà nemmeno un'immagine troppo pesante. Ok, salviamo tutto qui. Allora, andiamo ora ad imparare come possiamo usare i nostri sfondi personali. Prima ho creato appunto questo sfondino qui di esempio, questo qui che vedete, e vediamo come posso importarlo dentro a Silhouette Studio. Quindi faccio così. Rimpicciolisco un pochino Silhouette Studio in modo da avere questa finestra così. Vado un attimo, vado nella mia biblioteca e dove ho la cartella background, qui ci sono già degli sfondi che avevo fatto io, non faccio altro che andare a trascinare e mettere all'interno di questa cartella il mio file che ho chiamato esempio ed è andato. Ingrandisco di nuovo Silhouette Studio e vado in un'area di lavoro. Adesso non mi interessa la forma che farò perché è soltanto a livello dimostrativo. In questo caso farò un rettangolo qualsiasi che andrò poi a selezionare per riempire con quel background che ho fatto. Allora, il mio rettangolo da ritagliare è selezionato, invece che il rettangolo potrebbe essere una scatolina o qualsiasi altra cosa. Comunque, vado qui nella mia biblioteca, sul background vado a sfogliare sulla lettera E dove dovrei avere il mio file, eccolo qui, esempio. Ci clicco, faccio un doppio clic e poi torno qui e ecco che vediamo che ha riempito in maniera un pochino estesa.
vado qui sotto su opzioni avanzate e scalerò il modello in modo da ripetere questa schifezza. Sto vedendo che è una schifezza, vabbè, ma non importa. Vado a ripetere questa fantasia ingrandendo, rimpicciolendo a mio piacimento. Quindi mettiamo che mi vada bene così. Posso anche cambiare la direzione, quindi metterlo così oppure in diagonale, in verticale, come mi pare, insomma. A me piace più così. E niente, posso gestire anche la trasparenza, farlo più o meno leggero, e niente, tutto qui. Poi si taglia la forma, cioè si stampa, si mettono i crocini di registro al foglio, eccetera eccetera, si stampa e si taglia. Ok, ciao.